perché comunque con gli uomini rimasti alla fine, falli, infortuni e via dicendo, credo che sei più che soddisfatto. Sì, sono soddisfatto perché sapevo delle difficoltà di questa partita, del nostro momento. In settimana ci siamo allenati facendo partite amichevoli, arriva un giocatore venerdì, per cui ti distrai facendo le cose base che hai fatto il 17 di agosto e devi ricominciare a rifarle. E per cui sapevo che c'erano delle insidie in questa partita, sapevo che loro dovevano avere una buona reazione dalla sconfitta in casa. Non abbiamo difeso obiettivamente con grande intensità, anche perché abbiamo preso proprio subito dal metro arbitrale e loro si sono rimasti proprio lì appiccicati. Noi siamo arrivati lì alla fine del secondo quarto con un canestro anche abbastanza rocambolesco. Poi abbiamo preso coraggio sapendo che indipendente dai falli si poteva difendere, e abbiamo fatto. Te l'ho chiesto anche prima, 44 punti subiti nel primo quarto, nei primi due quarti non si era mai visto, almeno in casa. Poi la difesa, che è un po' l'arma in più di quest'anno, è venuta fuori nel secondo tempo. Sì, sì, io penso sempre che nella testa dei miei giocatori ci sia questo tarlo dell'idea che non siamo tanti, dobbiamo durare 40 minuti, perciò all'inizio, anzi a maggior ragione se ti fischiano qualche fallo, stiamo un po' più attenti. Poi, visto che i minuti diventano sempre meno, allora hai più voglia di star lì sul pezzo, soffrire un po'. Però questo possiamo farlo magari con alcune squadre, come quella di sabato prossimo, assolutamente no. Per cui attenzione a questo, perché prima o poi potrebbe costare caro. È certo che nel secondo tempo l'esperienza di Calvini penso che abbia diviso proprio in due la partita, perché al di là dei canestri fatti sì. C'è proprio un altro tocco. È andato nel cuore della difesa al momento giusto, ha letto bene alcune cose, si è preso responsabilità pur con l'infortunio della caviglia, che speriamo non sia un infortunio grave, a vederlo non sembrerebbe, vediamo e valutiamo domani. Sì, ha dato in un certo momento ci ha dato proprio ossigeno a tutti. Tu avevi già visto Nika, soprattutto sì, in allenamento, e oggi l'hanno visto tutti, immagino che adesso diranno tutti, insomma, che bello, nel senso che c'è un gran bel giocatore, però bisogna andarci con i piedi. Partiamo da giugno, io e Gino Guastaferro eravamo alle finali Under 19 e ci spellavamo le mani e cominciavamo a guardare il tuo giocatore e pensavamo, ma possiamo chiederlo per la B1? E durante la campagna acquisti ci dicevano no, questo giocatore andrà in A2, poi qualcuno evidentemente non ha avuto il coraggio di rischiare per questo giocatore con responsabilità in A2, e nel momento nostro degli infortuni io adesso devo ringraziare Gino perché ha fatto la trattativa in poco e l'abbiamo imbattuta in poco, il presidente perché ci ha dato la spinta finale, la voglia di completare la squadra in un certo modo, e credo che a tempi di record abbiamo fatto un'operazione per noi importantissima. Perché comunque è un giocatore che all'esordio ha fatto 20 punti, qualcosina da rivedere in difesa, ma non conoscendo gli avversari, soprattutto in dilettanti dove ce ne sono alcuni, tipo Longobardi stasera, che vivono di esperienza di rendita da tanto tempo, penso che da qui a qualche settimana, se cresce anche in difesa, diventa terrificante. Beh, è un giocatore che ci dà una dimensione fisica e tecnica importante, non ha assolutamente nessuna esperienza di B1, credo abbia visto forse la nostra partita in questo girone a Siena, perché conosce molto bene un giocatore di Siena, portanese, che sia stato il suo ex compagno di squadra nelle giovanili. Non ha nessun altro tipo di esperienza, non conosce gli avversari, sarà cura nostra fargli vedere qualche video, imparerà ad usare l'aria degli arbitri, perché obiettivamente arbitrano in un modo assolutamente diverso, perché vista le partite di stamattina e vista stasera saranno due sport assolutamente diversi, però credo che insomma ci sia tutto dalla sua per fare bene. L'idea è che in questo momento è importantissimo, sarà ancora più fondamentale per ridisegnare la squadra quando saremo al completo, quando ci sarà rientro anche di Naccio. Soddisfatti perché si è vinto in casa e mantenuta l'imbattibilità, però per sabato comunque sarà tutta un'altra storia. Sì, sappiamo che Barcellona è in un grandissimo momento, dopo le prime due sconfitte in trasferta, poi ha annellato credo 8-9 partite consecutive, è una squadra completissima, una squadra con un roster infinito, sa che noi in questo momento abbiamo qualche problema, verrà qui con l'idea di vincere, e noi dobbiamo essere più coraggiosi, più consistenti all'inizio, vedere. Perché è vero che loro sono forse di più, ma si gioca sempre 5 contro 5 e poi i conti si fanno alla fine. Certo. I conti si fanno alla fine, quella è la cosa importante. Grazie. A voi.